Buongiorno mondo, benvenuti in questo nuovo video, primo video del 2020. Sì, lo so, sono mancata un pochino, ma mi sono goduta questo, diciamo, periodo di feste e quindi sì, ieri è stata la Befana, quindi oggi riprendiamo e volevo fare come primo video dell'anno la mia makeup collection, cioè vi volevo mostrare la mia makeup collection. Il motivo è anche perché tra un anno vorrei rivedere il video e vedere come è aumentata, perché spero aumenti, sinceramente spero che aumenti. Quindi vi lascio subito il video e ci spostiamo di là. Allora, la cassettiera si trova in bagno, come vedete qua dalla lavatrice, perché in camera mia non c'è posto, quindi vabbè, volevo solo farvi questa premessa. Comunque, partiamo con il video. Allora, qua sopra ho lo scrub labbra di Lush. Questo non mi ricordo a che gusto è perché non c'è scritto in giro. Comunque, è quello rosa che sta tipo di dolce, molto dolce. E poi questa Lip Sleeping Mask, mi sono impappinata la lingua, di Laneige, che ho trovato dentro una confezione con altri prodotti di Sephora che ho preso durante Black Friday. Però questo stradolce, quindi se mi piacciono le labbra dolci. Vabbè, cominciamo col primo cassetto. Il primo cassetto è dedicato alla base. Allora, vedete tutto ammassato perché non avendo tanto spazio devo cercare di mettere tutto dentro, anche se sta crescendo e non so più come fare. Comunque, allora, qua dietro, come vedete, ho le spugnette. Tutte le spugnette sono di H&M e H&M perché sono quelle che mi piacciono di più e qualità prezzo, insomma, due spugnette costano 5 euro, quindi potete immaginare quanto costano poco. Poi qui vedete dei setting spray e dei primer, quindi questa è la zona dei primer, quindi ho il setting spray di Jeffree Star, quello di MAC, il Prep and Prime, il classico. Poi ho due campioncini, e qui casca tutto, del Fenty Pro Filter Soft Silk e il Farsari Unicorn Essence. Ho questi due campioncini. Lo metto tutto fuori perché poi per farli rientrare. Poi ho l'Hangover di Too Faced, il pore filler di NYX, poi il primer occhi di Essence, questo qui, il primer occhi di Fenty Beauty, sempre preso durante il Black Friday, e il primer di Fenty Beauty. Allora, poi vi faccio vedere prima quello che si vede e poi quello che è nascosto qua. Faccio vedere, allora, qua dietro invece ho i prodotti per le sopracciglia. Tra le cose ho un Tattoo Brown di Maybelline nella colorazione Dark Brown, che in realtà non è adatta per me, ma quando diciamo sono spopolati qua in Italia c'era solo questo di colore perfetto per me. E anche se adesso ne hanno fatti altri e dovrei ricomprare la versione aggiornata. Quindi, ok. Poi i Wonder Brown nella colorazione Black Brown, che nonostante è Black Brown è chiaro. Bene. Poi ho questo mascara di LA Colors. Ho ben due, pensando, fissatori per sopracciglia di Kiko, non so perché due, però vabbè. Quello nuovo di Anastasia, sempre durante Black Friday. Poi le mie matite di Zoeva, sempre presenti, colore Arsenic e Bistré. Aspettate che non riesco a tenere tutto in mano, quindi le metto qua dentro. Poi questo rasoietto per sopracciglia e poi altre due matite. Questa che ho preso tempo fa per provarla, insomma non è niente di che, è della Technique. Ok. Poi la matita di Astra EB1 e il prodotto per sopracciglia di... che cos'è sto coso? Ah, ok. E il prodotto per sopracciglia di Nabla, che devo dire non mi piace perché è troppo secco. Quindi
Poi col fatto che non lo sto usando più da un bel po' è diventato ancora più secco. Quindi poi qui che abbiamo? Poi questo deve stare qui. Poi qui ho i correttori. E no, il Long Stay di Astra, una colorazione 01, 02 e 03. Oh, e Can't Stop, Won't Stop di NYX, pieno di cipria, nella colorazione vanilla. Mi sta cascando tutto. Poi un correttore verde di Wygon, che casca sempre sto pirulino, non lo sopporto più. Ok, qui. Poi Huda Beauty correttore 10N colorazione, correttore Infallible di L'Oreal colorazione 32,5, che colore è non lo so, il camouflage di Essence, che uso in realtà per fare le cat crease e non come correttore vero e proprio, colorazione Ivory. E poi ho un camouflage di Studio 13, che uso in realtà per me, poi ho quelli per lavoro. E poi vari campioncini di correttore di Huda Beauty, perché io prima di comprarlo mi sono fatta tanti campioncini. Quindi, quindi stanno bene qui, e quindi sì, sto usando prima questi, poi questo. Allora, qua invece ho i fondotinta. Allora, Kiko, Astra, ma perché è tutto pieno di cipria non lo so. Qui due campioncini di Fenty Beauty e NARS, mettiamo ora qui, mi sto zozzando. Too Faced, Essence, lo odio ma lo uso per mischiare ad altri fondotinta per schiarirli, perché è praticamente bianco. Poi due di Essence i camouflage, che mi piacciono da morire ma li hanno smessi di fare, non so per quale motivo. Poi sempre due di NYX, l'HD Studio, due colori differenti, pure quelli di Essence due colori differenti. Poi NYX Can't Stop Won't Stop, Bourjois LT Mix, NYX. Poi qui ho praticamente un fondotinta che ho creato io con vari fondotinta. Poi qui quello di Kiko per l'estate, infatti quelli più scuri li ho messi dietro. Poi ho questo compatto di Kiko per l'estate, che però è chiaro, quindi non lo so perché sta lì. E poi passiamo qua davanti. Allora, qui ho una cipria di Chanel, la terra di Kiko, questo che in teoria sarebbe il blush ma io lo uso come terra fredda di NYX, e qui invece ci sta una terra fredda, oddio, fredda calda diciamo, pure questa è tipo fredda calda, con un illuminante di Kiko, la cipria di Astra, poi sotto la cipria di Catrice e la cipria di Deborah, sì. Ok. Poi qui altra cipria di Kiko che io adoro, è qualcosa di wow, ti levica tutto. Revolution, che dovrebbe essere simile a questa ma non ci becca per niente. E sotto, qua sotto invece ho tipo fatto a pezzettini una terra, anzi un bronzer, e l'ho messa qua dentro perché se no occupava troppo spazio, perché considerate che il pack era più grosso di questo, di questo qua, che è un illuminante. Poi qui ho gli illuminanti di Anastasia, che non sto usando adesso perché questi colori li uso più durante l'estate. Qui ho il mio blush di Wygon, che sto cercando di finire da 3 anni e ancora non ci sono riuscita perché sta così. Poi il mio amato, oddio, illuminante di Revolution, che ho praticamente fatto a pezzi. E qui una palette di illuminanti, sempre di Revolution, che ha questi colori qui. E quindi, oddio, li mettiti dentro. Quindi questo è il primo cassetto e passiamo al secondo. E ora passiamo al secondo cassetto, che è dedicato alle palette.
Allora, qui ho una palette componibile di Wygon con dentro questo Wygon, questi sono di Nabla, questi penso tutti Wygon, cioè questo sicuramente, questo pure, sì, sono tutti Wygon, no? Sono anche Neve Cosmetics, infatti mi sembra tipo, ma questi sono tutti Wygon però, sì, questi sono tutti Wygon, ok. Poi ne ho un'altra con, mi sembra questo, ecco, questo ad esempio è Neve, sì, Neve Cosmetics, quindi alcuni sono di Neve, questi sono di Kiko, questi due sono di NYX e questi mi sembra tutti di, vabbè, sono misti tra Wygon e Neve, questi grandi. Poi, oddio, poi ho la palette iconica, eccola qui. Poi questa, eccola qui, questa e questa qua della Juvia o Giuvia, o non ho capito ancora come si pronuncia. Poi ho una palettina di glitter, così, giusto per la Desert Dusk. Poi le 4 di Morphe in collaborazione con Jackie Aina, questa è ribaltata, quindi proprio tutte e 4, questa e questa, ok. Poi le 3 palette di Anastasia, oddio, ora è scaduto, quella di Anastasia Beverly Hills con Jackie Aina, la Soft Glam e la Soup Sculpture. Poi, oddio, per far rientrare tutto qua dentro. E poi ho la Chocolate Gold di Too Faced, che ogni volta che apro fa un odore di cioccolato pazzesco. Poi la Gingerbread Spice che tengo ancora dentro la scatolina, perché appena comprate le tengo un po'. Poi, beh, questa mi è stata regalata per Natale e Natale, quindi queste due sono le nuove arrivate, più una qua che è di, vabbè, che vi faccio vedere. Poi questa palette componibile di Inglot con un colore che dovrebbe essere là dentro quella dove leggete qui. Poi palettina di Visart con tutti i colori accesi, Lolita di Kat Von D, White Peach di Too Faced, e ci ho appena messo un dito dentro, perfetto. Poi la Basic Beach di MAC, questo colore è qualcosa di bellissimo, okay. Poi questa di Huda Beauty, che avete già visto sul mio canale, e oddio, sto facendo i macelli. Poi la Nude Rich, sempre di Huda. Poi qui ho un ombretto di Mulac, e questo è tipo uno piccolino di Inglot che mi hanno dato tipo a un evento come omaggio. E qui invece tutti i colori di Mulac, quindi una palettina singola. Poi la Naked Basic 2 di Urban Decay, e qui invece ho messo alcuni colori che mi porto tipo dietro. Ah, qui è un illuminante di Kiko che doveva stare su, vabbè. Questi sono colori di NYX, questi non ne ho idea, e mi manca una palette, aspettate un attimo, eccola qui, quella che dicevo che ho i colori che mi porto dietro. Infatti qui c'è quel ombretto di Inglot, questo in realtà lo uso come blush, che è un ombretto di Kiko. Qui ho debottato l'illuminante che stava sopra, una terra, e questi sono di Mulac, e la rimetto qua. Poi qui ho una palettina così vuota di Kiko, che sempre se mi voglio portare poche cose, insomma, la metto qua dentro e basta, passiamo al prossimo cassetto. Quindi chiudiamo e passiamo a quest'altro. Qui ho 2 paia di ciglia finte, queste qua di H&M e queste di Allure. Poi qui ho degli ombretti singoli che praticamente non uso quasi più, sono infatti pochi perché
insomma, durante gli anni li ho declatterati. Qui ho delle forbicine, la colla duo e le pinzette. E poi queste qua sono praticamente i contenitori di alcuni ombretti di Kiko, che ovviamente ho messo sopra insieme gli altri ombretti. E questi qua io li uso per portarmi dietro le ciglia finte. Ma non ce l'ho una, vabbè, se la trovo, ecco, ad esempio, vedete qua, ho delle ciglia finte all'interno, perché praticamente è molto comodo da portarsi appresso. Ovviamente, vabbè, sono dei ciuffetti sì, tagliati, però non so perché me li tengo. Ok, poi qui invece ho altre ciglia. Queste sono quelle magnetiche della Ardell. Queste sono invece un misto di varie ciglia. Poi qui, vabbè, ci sono alcune. Madonna mia, tutte attaccate da schifo. Ok. Ok. È un misto sempre tra... queste mi sembra che sono Ellure, queste sono H&M, queste sono invece di cinese, eccetera, eccetera. Qui ci ho finito un ombretto che dovrebbe stare qui. Ok. Poi qui... ho invece eyeliner e ombretti liquidi, quindi ho l'heavy metal di Urban Decay, ad esempio questi due che sono di Essence, poi un base liner di Nabla, questi qua di Stila, qui invece questi tre di Essence, che dovrebbero essere il dupe di quelli di Nabla quando sono usciti parecchio tempo fa, e questo qua di Kiko, il mio preferito è lui, bellissimo. Poi qua invece ho i mascara. Ah, se vi state chiedendo, questi contenitori vengono da Ikea, però non li vendono più così. E mi dispiace anche a me, perché me ne servivano altre, perché non so se vedete, ma sono praticamente distrutti. Vabbè, comunque. Qui ho i mascara, quindi ho questo di Kiko, che mi è stato regalato per Natale, ma è chiuso. Il mini Better Than Sex, Bad Girl Bang. Sì. Poi il Perversion di Urban Decay, Essence, Yves Rocher, questo che è? L'Oreal, poi un altro di Too Faced e questo di Essence, che è il mio preferito. E basta, di questo ce n'ho anche un altro. Poi qui invece ho praticamente tutti i glitter e il primer per i glitter. Questo e questo qua. Questo è di Neve Cosmetics ed è la rugiada per makeup, e questo è il glitter primer di NYX. Quindi questi due li uso con tutti questi glitterini che ho, che sono sia cinesi, sia Studio 13, questo di che è? Modern Zone, questi non mi ricordo dove li ho presi, vabbè, è un misto. Mentre qui ho tipo gli eyeliner, praticamente sono tutte mini taglie, non lo uso più così tanto come lo usavo un anno e mezzo fa, quindi sono questi qua, sempre presi durante il Black Friday. Poi matita nera di Yves Rocher che mi hanno dato insieme ai coupon, matita marrone di L'Oreal, matita verde di Kiko che non so di quanto tempo fa, però non la uso in realtà per gli occhi, non la uso per le labbra, ma non so perché sta qua. Matita di Urban Decay, questa di Kiko, l'eyeliner Epic Ink Liner di NYX, vabbè, varie cose, tra cui un eyeliner in crema di Inglot, sempre che mi è stato regalato, infatti non l'ho mai usato, penso un po'. Io perché gli eyeliner colorati, quando li uso l'acqua color e basta. E poi qui, se riesco a prenderlo, scusate, grazie. E questo
invece è un ombretto, oddio, in realtà è un eyeliner, sì, di è un eyeliner di Wycon, lo vedete così di sotto, ma funziona ancora, quindi si è solo screpolato un po'. Ah, vabbè. Poi passiamo all'altro cassetto e chiudiamo e apriamo questo contenitore qua, preso da AliExpress, insieme a questi contenitori qua che poggiano, insomma, che tengono tutti i rossetti. Allora, me ne manca uno che sto aspettando, così da sistemare quelli là dietro che vedete che sono sparsi. Infatti sono i nuovi arrivati, ma insomma devo trovarli in una collocazione. Quindi tutti questi sono i Super Stay Matte Ink di Maybelline. Potete vedere che ne ho un po' di colorazioni, qui si sta staccando. Ok, poi questi sono tutti di Kiko, sono questi qua, come si chiamano? Instant Color. Ok, poi questi due sono di Mulac, che ogni volta che devo riusare li devo riagitare perché si separano tipo componenti, quindi ok. Questo è Ostaff e questo è Vanguard, quindi ok. Due di Wycon che non uso più da un bel po', sono sincera. Però questo, una volta gli ho fatto una prova, mi è durato 11 ore. 11. Wow. Poi, Nabla, grande amore. Poi, questi sono tutti di Jeffree Star. Quindi io, vedrete molti viola. Pure questo è viola. Questo l'ho usato per un trucco di Halloween. Ed è Abused. Questo è I'm Royalty. Poi abbiamo questi due che sono della collezione natalizia dell'anno scorso, e sono Santa Baby e Berry on Ice. Poi questo qua invece è di Inglot e io lo adoro. Ha un odore wow, cioè è bellissimo, che mi è stato regalato quando ho fatto una modella da Inglot. Poi qui abbiamo invece di We Makeup ed ho insomma questo verde, questo è lo 05, questo è il rosso, questo è il 27 e non entra più. Poi ho questo che è il 34 e questo che è il 65. Questa realtà mi piace usarlo come ombretto sulla palpebra, però vabbè. Poi qua dietro invece ho, diciamo, più quelli in stick e poi alcuni, vabbè, che spuntano fuori, che non entravano tra gli ombretti, sì, tra i rossetti liquidi. Quindi qua ho Kat Von D, che è la colorazione Ayesha, non so se si pronuncia così, comunque gloss di Kiko. Qui un rossetto di Inglot, poi MAC, questo è Whirl, questo nuovo di Kiko, Pupa, che colore siete, Pupa? Ah, giusto, il nude. Poi qui ho Astra, sempre Kiko, altro MAC, questo che non ho idea di che marca sia, boh, però comunque è abbastanza mangiato, quindi ok. Poi NYX Lingerie, sempre un altro di Kiko, questo che è di Mulac, però devo dire che a me non piacciono questi in stick di Mulac perché sono di un secco assurdo. Quindi, cioè, per quanto mi piaccia il colore, perché wow, però è secco. Cioè, è secco. Quindi fa fatica persino a rientrare. Quindi ok, ho voluto provare e va bene. Poi qui abbiamo il Bad Blood di Urban Decay, sempre Kiko. Questo che mi è stato regalato lo uso ogni tanto come top coat, tipo sugli occhi e cose del genere, quando voglio fare una cosa semplice. Non so perché l'ho lasciato qui.
in effetti io potrei metterlo sopra. Sì, però questo deve stare qui. Quindi lo posso mettere tra le cose. Ok. Giusta osservazione. Quindi posso fare entrare questo qua. Questo è invece quello piccolino di Too Faced che abbiamo sempre preso durante il Black Friday. Qui ho questo di Nabla. Mi piace molto questo, però è più un colore estivo, Beverly. Poi sempre questo preso sempre durante il Black Friday, Huda Beauty, Demi Matte. Poi qua dietro vedete quelli di Pat McGrath, qui vedete quelli di Beauty Bakery. Non so se si vede. Allora, quello di Too Faced e sempre quello di Huda Beauty, che ci sono rimasta male che non entra qua dentro, quindi bene. Spostiamoci qui. E qui ho questi che sono i NYX Liquid Suede, di NYX ovviamente, quindi ho queste colorazioni qua, anche molto chiare, vabbè, mi sono convertita da poco in nude. Questo qua di Sephora, che è il colore 103, ma queste sono tutte mini taglie di NYX che ho preso l'anno scorso durante il Black Friday, in quella box che aveva sia i lingerie, sia i suede, giusto? E i matte, come si chiamano questi? I soft matte, quindi ho tutti questi. E poi cioè, ovviamente con i rossettini c'erano anche le matite abbinate, quindi queste sono tutte le matite abbinate a questi qua, più alcune di Kiko, che io vi straconsiglio perché sono ottime queste qua di Kiko. Sì, sono chiuse, ma in realtà le ho già usate. Perché per levare sta pellicolina ogni volta mi ammazzo, quindi le lascio qua dentro. Quindi sì, lascio tutto qua. Poi qui vabbè vedete i Mercy Handy che stanno qui perché devo ancora finire quell'altro. E la matita di scorta di Zoeva. Quindi sì. E poi nell'ultimo cassetto ho invece la roba di lavoro, che però non vi faccio vedere perché è in totale caos, e altre cose di lavoro invece stanno in camera dentro l'armadio, perché ho una sezione a parte solo per il lavoro. Quindi direi che è finito qua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!